Ciao ragazzi, allora siamo qua al primo Meet the Cast a Milano e Shanti Leaves, a sua insaputa, sta per ricevere un attacco. Ringraziamo JoJo's per la meravigliosa intro. Grazie Jo, grazie mille. Ben ritrovati a tutti! Da quant'è che non faccio un video? Un video? troppo tempo, vero? Non starò a scusarmi come mio solito perché non avrebbe senso, però l'avevo annunciato sulla pagina di Facebook, se non mi seguite lì non potete saperlo però, che volevo mettere diciamo il canale in pausa fino al 1° marzo, che era ieri, causa tesi, però alla fine mi danno qualche settimana in più per finirla perché non l'ho ancora finita e quindi in realtà ci saranno ancora un paio di settimane dove sarò particolarmente assente sul web e mi scuso tantissimo, però cercherò comunque di postare un paio di cose. Per esempio, uscirà la prima puntata di Sims questa settimana, c'è una collaborazione che è in ballo da un po' con Do You Know Ellie che dovrebbe uscire presto. E niente, e c'è il video di oggi sul Meet the Cast, che non potevo non fare, non potevo rimandare, sia perché ci tengo tantissimo a ringraziarvi, sia perché volevo parlarne, cioè veramente ci sono un sacco di cose da dire, non potevo aspettare, quindi eccomi qua, nonostante dovrei essere lì, proprio lì, davanti al computer con i libri, però sono qua per voi oggi. Allora, quindi domenica scorsa c'è stato il primissimo Meet the Cast, questo tour che abbiamo deciso di fare per visitare un po' l'Italia e venire a trovarvi tutti ovunque. E la prima tappa era Milano, perché era comunque la cosa più facile, più fattibile, visto che la maggior parte di noi è del nord. E io ero già stata a Milano per un raduno l'ottobre scorso, ed era stato bellissimo. E questa volta, incredibilmente, c'era ancora più gente ed è stato tutto ancora più assurdo. Allora, vi racconto un po' il mio weekend. È stato un weekend molto intenso, sia per il raduno stesso, che è stato veramente la parte più bella del mio weekend. Perché io vi adoro, cioè potendo io vivrei in un raduno perennemente, anche se probabilmente arriverei molto stanca alla fine di ogni giornata, però ecco, il resto del weekend, allora io avevo delle cose abbastanza impegnative da affrontare quel weekend, infatti io spero tanto che chi è venuto al raduno non mi abbia vista troppo giù, troppo stanca, triste così, perché ho cercato veramente di, non lo so, essere presente, positiva per voi, nonostante io di mio non stessi molto bene, quindi mi auguro di cuore che non sia passata questa mia cosa. Però vabbè, discorsi personali a parte, scusate, da un po' che non vi parlo e mi verrebbe da raccontarvi tutta la mia vita e non è il caso. Dunque, allora, io sabato alle 2 ho finito di lavorare perché alle 2:18 avevo il mio treno, quindi sono corsa in stazione, ho fatto il mio viaggio, le mie solite 3 orette e mezzo che ci metto ad arrivare a Milano, mi sono incontrata con i primi amici. E niente, noi non avevamo il biglietto per il Feed Tour perché Serena, Nicolò, Ghilli così erano già appunto a questo evento, però noi, non avendo il biglietto, dovevamo trovare qualcosa da fare nel frattempo, quindi siamo andati all'hotel mio di Marcello per lasciare bagagli così, riposarci un po', cazzeggiare un po', e qui ho avuto modo di filmare un po' di cose del tipo Perle di saggezza di Marcello Ascani. E boh, ma se faccio cose che a loro non piacciono, cioè... Chi se ne frega, possono benissimo non guardarle. E così rimango con 0 iscritti. Perché se dici scusa allora se le guardano, guarda che la gente è infame, non è che si dice scusa allora. Se dico scusa magari cercano di capirmi. Ma che cazzo dici? Grazie Marcello. Pensi che la gente troverà questo interessante? Ho gli obiettivi, allora, sono per bisogno, le tue fan sono attratte da me, ammettilo, basta, non c'è bisogno che lo... Sono attratte, queste cose vanno dette, senza... Sono uscito, vado sulle mie... Ma in realtà mi sono arrivati certi messaggi di loro che sì, effettivamente... Eh beh, modestamente... Quindi fai attenzione a domani. Ma domani non ci sarà nessun mio fan, perché non ho pubblicizzato la cosa. Perché tanto devo andare subito. No, no, ma mi hanno detto in molte... Oh, vengo domani perché c'è Marcello Ascani. Davvero? Quindi preparati. Però non avrà nessuna prestazione sessuale da parte mia. Però da me sì. Vi avverto. Sì. Solo in caso di pagamento. Ok, vabbè, ottimo. O se mi offerte da bere. O se mi offerte su tutto. Esatto. Dai, tipo alla 20ª persona che ti offre da bere tu non capisci più niente. Esatto, fatevi ubriacare. Quando sono ubriaco sono una puttanella. Ma ne ho anche approfittato per sfogare la mia vena registica per quanto riguarda le coppie gay, noterete in tutto il video, quindi vi lascio con queste piccole perle. E niente, dopo un paio
paio d'ore di cazzeggio in hotel, ci siamo detti andiamo a incontrare gli altri che sicuramente non vedono l'ora di vederci, ma non esattamente. E quindi nulla, visto che Serena e gli altri ci ignoravano alla grande, ci siamo detti andiamo a cena noi e chi se ne frega. Il progetto che un po' paura, sei una specie di caprom, Shanti non ha paura a sfilare la sua macchinetta. Comunque, però siamo usciti dall'hotel e siamo andati fino alla metro, e dalla metro siamo andati in Duomo. In Duomo speravamo di trovare il resto del gruppo con Nicolò, Serena, Gail e tutti gli altri, ma dato che sono degli snob del cavolo non siamo riusciti a raggiungerli. Così abbiamo mangiato in un ristorante siciliano e Shanti mi ha buttato un bicchiere d'acqua in faccia. Ho mangiato la carne di manzo. Poi siamo qua, cacchio, leva la Canon, dai, basta! Sì, abbiamo mangiato degli arancini che erano pessimi per colpa di Scrolla, che è un po' un tipo che fa finta di essere siciliano, ma in realtà ci ha portato in un posto dove gli arancini erano tutti flaccidi, brutti. Scelti ha mangiato delle cose vegane, la pasta, però comunque un pochino non era com'era, era buona. Sì? Sì? Beh, era, meno male, almeno la pasta era buona. Domani Meet the Cast sarà bello, spero. Marcello Lascani, che cosa ti aspetti dal raduno di domani? Mi aspetto una folla di gente adorante. Mi aspetto i soldi, mi aspetto le donne, mi aspetto la fama. No, mi aspetto un po', sì, insomma, di divertirmi un po'. Solo che io all'esame ne devo andare, quindi il vero divertimento me lo perdo sicuramente. E quindi nulla, ci siamo nutriti, poi finalmente abbiamo incontrato gli altri, siamo stati tutti un po' insieme, poi ognuno è andato a dormire dove doveva. Niente, il giorno dopo era il giorno del raduno e c'era Marcello che mi ha fatto arrivare in ritardo. E Marcello Ascani, sappi che no, no, d'accordo? Perché ragazzi, ognuno ha delle priorità diverse nella vita. Marcello ha la priorità di guardare i cartoni animati e farsi bello prima di uscire. E queste non possono essere delle priorità quando si ha un raduno a cui andare, d'accordo? Ma quella è Marcello Ascani. In pratica io e Marcello dovremmo andare perché siamo in ritardo, ma lui è qua che guarda i cartoni animati. Perché? E poi nulla, siamo andati a incontrare gli altri, ci siamo trovati con gli altri, siamo andati a pranzare, c'erano anche un sacco di persone che non avevo mai visto dal vivo, persone che rivedevo. È sempre così assurdo incontrare la gente e rincontrare la gente, è troppo bello e quindi, non lo so, veramente io farei raduni sempre. E però eravamo in ritardo, perché il susseguirsi degli eventi ha fatto in modo che ritardo più ritardo più ritardo facesse mega ritardo, quindi siamo arrivati non alle 2 ma alle 2:30 passate, tipo, scusateci tantissimo. Cos'era questa posa? Sì, saranno gli addominali che cerco di fare in video. E niente, poi c'è stato un raduno che veramente, siamo arrivati, c'era un sacco di gente e ci sono stati Francesco e Annie che hanno cominciato a corrermi incontro. Non so se sapete chi sono, se non lo sapete, grave, vuol dire che non avete mai partecipato a un raduno o non partecipate al gruppo o non conoscete il gruppo. E poi tutti gli altri, e ho visto un sacco di persone che magari conosco dal gruppo dei Mouse Warriors, ho rivisto appunto amici youtubers, cose, veramente, passare le ore ad abbracciare persone, fare foto, chiacchierare, cioè veramente è bellissimo e io vi adoro tantissimo. E a tal proposito, come ho fatto per l'altro raduno, vi voglio far vedere un po' i regali che mi avete portato, io vi adoro. Innanzitutto, allora, aspettate che non vado in ordine, però c'era il cartello dei Mouse Warriors perché loro si sono trovati, non so se in stazione o dove, per muoversi insieme, quindi me lo sono fatto lasciare perché cioè troppo carino. Adesso non sono in ordine le cose, però c'è tipo questo fiore di Anna che mi ha portato anche un sacco di altre cose e veramente, cioè, ragazza, io e te ci dobbiamo sposare, d'accordo? Questo fiore è soltanto l'inizio. Cioè, rendiamoci conto, perché ne avevamo parlato tempo fa io e lei e mi ha fatto questa palla di Natale lei, cioè l'ha fatta lei, cioè non so se vi rendete conto di che piccolo capolavoro è questa cosa, cioè io non ho parole. E in più ho messo una candela a gelsomino, cioè ragazza, cioè dire che mi conosce è dire poco e profuma da Dio e non vedo l'ora di accenderla. Oh madonna. E c'era anche una piccola letterina. Ciccina, grazie, grazie, grazie di cuore, veramente. Questo non mi ricordo chi me l'ha portato. È la cosa più bella del mondo, non so quanto si veda. È un portachiavi con un topo che ha una banana in mano. Cioè,
No, ma vi rendete conto di che cosa non è questo cosino? Cioè, chi non mi ricordo più che me l'ha dato, però ricordatemelo perché mi sento male e caspita. Però, ecco, aspettavo di farlo vedere in video per sostituirlo al mio attuale portachiavi, quindi finalmente posso. C'è Serena che mi ha portato dalla Thailandia un topino così! Oh, non si vede niente anche di questo, immagino, però è super adorabile e Sere, ti voglio bene, grazie. Devo cominciare a capire come organizzare i miei topi. Dovrei fare tipo un altarino con tutti i topi che mi state portando, perché comincio ad avere i topi sparsi per la camera. C'è questo di Gabriele Barello, grazie, che a quanto pare ne ha portato uno anche a Serena. È tipo un orsettino e questo presumo che sia, non so, un sapone. E grazie di cuore, 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 tu sei un amore che mi hai portato la borsa quando ero stanca. Ti ho sfruttato per questo compito e veramente, cioè, grazie. Greta, se partecipate al gruppo dei Mouse Warriors sapete chi è, e lei veramente, cioè, io non so che cosa dire, cioè, innanzitutto ha fatto un pacchettino molto carino con scritte su delle cose, e cioè, no, ragazza, ti ho già ringraziato in privato, però ti riringrazio perché è una cosa, cioè, ragazzi, non ho parole. Allora, cosa non ha messo qua dentro? Allora, c'è questa che è una spilla. Griffinclaw, che è corvo d'oro, cioè Grifondoro e corvo nero, perché sa che io sono la fusione di queste due, e cioè, nel senso, vi rendete conto? Io adesso me la appunto, perché cioè merita di essere mostrata in video sempre. Ecco, cioè, vi rendete conto di quanto è perfetta questa cosa? Non lo so, cioè, veramente. Questa penna, no, scusate, adesso mi dispiace perché non si vedrà malissimo in camera, visto che non mi mette a fuoco le cose, però. È un coniglietto, non so quanto si veda, è un coniglietto, e le due orecchie, se ne abbassi una c'hai la penna nera, se abbassi l'altra quella rossa, cioè, io, è la cosa più carina della terra, cioè, sul serio, cioè, grazie. Poi scusate, vado avanti perché io veramente, aprendo questo pacchetto, stavo per scoppiare a piangere, perché no, io non ho parole per l'impegno che ci ha messo questo libricino con il logo di Shanty Leaves, cioè, nel senso, beh, vi rendete conto? Qui dentro c'era una letterina e, cioè, nel senso, non facciamo una busta normale, no? Mi ha fatto questa cosa che, cioè, non so, no, veramente, cioè, quanto tempo ci hai messo tu a preparare tutto questo? Io non lo so. E l'ultima cosa, veramente, ragazzi, cioè, non so quanto si vedrà in camera, lo vedrò di scannerizzarlo, farò una foto, perché è un disegno di me con un topolino in mano ed è bellissimo, cioè, veramente non vi rendete conto, non so quanto si veda, ma è stupendo ed è fatto a mo' di segnalibro e veramente è bellissimo, io non ho parole. Greta, la prossima volta che ti vedo veramente, cioè, ti bacerò in bocca per ringraziarti, cioè, sappilo, preparati. Sole, dove sei finito? È poco collaborativo da parte tua scomparire così, scusate. E, dicevo, la prossima è Susanna, che mi ha scritto la lettera più bella del mondo. Io ero super commossa leggendola, veramente. Mi ha regalato questo topino che, cara, non ho, quindi hai azzeccato. È un topolino con una coroncina. Cioè, io non so se vi rendete conto. Quando l'ho visto mi sono detta, ma non è possibile che sia riuscita a trovare un topo così perfetto. Cioè, veramente, è bellissimo, è bellissimo. Anche le orecchiette non si vede, le orecchiette fiorite, è bellissimo, lo adoro tanto tanto tanto, non sai quanto ti ringrazio, quanto mi abbia fatto piacere la tua lettera, e sappi che, appunto, perché voi non lo sapete, però lei ha detto che ha preso anche lei un topo uguale, e quindi sappi che ogni volta che lo guarderò penserò a te e sarà come essere insieme sempre, e veramente grazie 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 di cuore. Martina, dobbiamo parlare di te, il sole è tornato. Allora, lei mi aveva fatto questo disegno, me l'aveva già mandato scannerizzato, poi l'aveva rifatto, ma finalmente ce l'ho, cioè, nel senso, ce l'ho proprio cartaceo, e cioè, quanto è bello, nel senso, sono io versione supereroina con i capelli lilla, cioè, no, ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, io non mi rendo conto, e questo finirà assolutamente nella mia sezione. Dopo magari vi farò vedere, vi filmo un po', perché io appendo tutti i disegni, alcune lettere così, e è il mio spazio preferito della mia camera. E Martina è arrivata, si è fatta subito riconoscere con questo bellissimo cartello I love boobs, perché ormai lei nel gruppo è conosciuta come l'amante delle tette, cioè, non che sia l'unica, anzi, quel gruppo ormai è al degrado da questo punto di vista, però lei in particolare. E c'era anche una lettera che, appunto, non, beh, adesso non vi dico, però
Marti, è stato veramente bello conoscerti dal vivo finalmente e rivediamoci presto, d'accordo? Poi c'è questo biglietto che è super speciale, non sono ancora riuscita a tradurlo tutto. Non mi ricordo il tuo nome, ragazza, mi sento super in colpa, sono un disastro con i nomi. Se siete nel gruppo, vi ricorderete, c'è questa ragazza che aveva fatto una fan art bellissima di un topo con una sciarpina ed è la stessa ragazza che mi aveva dato questo. In pratica è un alfabeto che ha creato lei, cioè... Ma vi rendete conto di che cosa significa? Io non so come ringraziarti per quanto impegno hai messo in questa cosa, cioè è assurdo e ti ringrazio tanto, però mi devi ricordare, svelto, mi avevi detto le prime due parole che cos'erano, tipo ciao Shanti o cara Shanti, in modo che posso finire di tradurre tutto il resto, perché è complicato, quindi se vedi questo video puoi commentare e ricordarmi un po', perché sono un po' persa. Poi c'è questo immenso capolavoro, cioè io veramente, ricevere i vostri disegni è una delle cose più belle del mondo, io adoro ricevere disegni, fan art e così, e cioè rendetevi conto di quanto è bello, cioè io sono sempre sconvolta, d'accordo? Giusto che non mi ricordo da chi è arrivato, cavoli, qui non si capisce la firma, ragazza, non mi ricordo chi sei, ti prego ricordamelo perché mi sento in colpa e ti voglio ringraziare perché è troppo bello e ti adoro e questo finirà assolutamente sul mio muro. Poi c'è la lettera e il disegno di Savina che me l'aveva già fatta vedere scannerizzato, fotografato, in camera probabilmente non si vede nulla perché c'è il sole, ma è un disegno di me e Serena, troppo carino, veramente le fan art Shanti Latte in più sono proprio quelle, cioè è così assurdo pensare che voi vi prendete del tempo per disegnare me e disegnare anche Serena e pensare a noi e cioè io piango, ok? E ti ringrazio tantissimo per la bella lettera, per tutto, io veramente, cioè, voglio riabbracciarti, vorrei tanto riabbracciarti in questo momento potendo, ma non posso. Per ultimo, ma non per importanza, è Annie, che ormai conoscerete tutti perché lei è ormai la mia figlia adottata in tutta questa storia, oltre alla bellissima lettera, tesoro, io... Le tue lettere sono preziose, ogni cosa che mi dici, io ti voglio un mondo di bene, lo sai, è veramente... In più ha fatto questo disegno, cioè io non so se voi vi rendete conto, aspettate che non voglio distruggere nulla, siamo io e lei, colleghe di capelli blu, e veramente no, tesoro, è bellissimo, io, cioè, cosa farei senza di te non lo so, sul serio, ti ringrazio da morire, non vedo l'ora di rivederti, voglio un mondo di bene davvero. Cioè io sul serio, ragazzi, non ho parole e scusate se mi ripeto, questo sarà un altro video di 40 minuti, però vi adoro, cioè non per il fatto che mi portate dei regali che ovviamente mi fanno super piacere, ma non dovete assolutamente, cioè il semplice fatto di stare con voi e vedere che siete arrivati, magari avete preso dei treni, avete comunque usato la vostra domenica per stare con me, cioè... per me è il regalo più grande del mondo e in questo periodo dove comunque non sto tanto bene siete stati veramente un toccasana, io vi ringrazio tantissimo. Comunque proseguiamo, dopo il raduno abbiamo deciso tutti quanti in massa di spostarci al capodanno cinese perché siamo molto intelligenti e il fatto è che non c'erano cinesi, praticamente c'eravamo soltanto noi che abbiamo invaso Chinatown ed è stata onestamente molto dura. Perché si camminava, io ero sempre più stanca, avevo male dappertutto, appunto Gabriele di cui vi ho parlato prima mi ha preso la borsa perché avevo così tanti pesi che stavo per crollare a terra distrutta
E però vabbè, questo mi ha dato comunque modo di parlare ancora un po' con alcuni di voi, e veramente è stato molto carino nonostante la fatica. Abbiamo tirato così fino a sera e cominciava a fare un sacco di freddo, però ne ho approfittato per fare un po' di interviste sia durante la marcia cinese sia dopo, quando siamo arrivati alla sera ci siamo seduti in un posto, e quindi vi lascio un po' alle interviste fatte. Nico, un commento sulla tua maglia. Ho acquistato questa bellissima maglietta a ben 4 euro in Thailandia. Serena si è comprato un vestito uguale per fare una sorpresa a Shanti. Noi sappiamo che lei in realtà ama la banana. Cosa non ho? Ok, tutti d'accordo? Sì! Sì! Ufficiale. Disapproved by Durex. Allora, come hai trovato il raduno di oggi? Una merda. Perché? Perché c'era Shanti! Secondo me è stata una di merda. Dire il capodanno cinese. Però c'è Pixie, raga. Pixie, one man show. Ha preso in mano la sito. Che bello, anche lì dietro. Cioè, pure i fan sotto che stanno strisciando lì, nel caso lei cadesse. Per, esatto. Loro sono i miei genitori. Ciao. Ciao. Avete qualcosa da dire su vostra figlia? Abbiamo sistema il bilanciamento del bianco, Shanti. Allora, quanto siete stanchi da 1 a 10? 0. 10. 12. 12. 2 perché è una dignità. Comunque, siamo qui con i Mouse Warriors, abbiamo il premio per il cappello più buffo del giorno a Miss Capelli Viola, che ha il Cookie Monster in testa. Ma la povera Amy. E sotto ha un altro monster. A me piacciono, mi alzano il tumbler a me ste cose. E... volevi dire qualcosa? No, niente. Dai. Ciao. Vabbè, mica, con tutto lo stile che c'è addosso, dai, di qualcosa di intelligente. Che la dico? Cioè, questa è bella. Non mi mette a fuoco, mi spiace. Sarà prossimamente su YouTube. Tu non ti iscrivi al mio canale. Tu dovresti già essere iscritta, ma lasciamo fuori queste cose che siamo nel video di Shanti. E siccome siamo nel video di Shanti, voglio accendere una candela per tutti voi. Pensavamo di farti fare un unboxing dell'incenso. Secondo me è iscritto. Ma tu sai che ho avuto una fase incenso e c'ho una quantità di incenso a casa incredibile. Tu la fase incenso ce l'hai avuta e ti è arrivato in testa. E gli è rimasto proprio. Ti è arrivata la botta in testa di incenso. Comunque io scippo una cano scrolla a sto punto. Vabbè, canolla. Da-ra-ra. La canolla. Scrano. 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 È il nome di un dio. Oh mio dio. No. Scrano. Raga, scrano. Ciao, Bremer. Firmer! Non mi cacchi! Tribù di Star! Ah. Oh. Oh. Ma io volevo cano con rizzo! Perché questa? La seconda volta, è però... la vera storia d'amore di... Ah, io la conosco! Non capisce! Cioè qua, dire la nostra nuova... Si parla di... Si parla di... Perché non ci sono storie per me, queste sono... Niente, poi con le persone rimaste, gli amici rimasti, siamo andati a cena, alcuni a mangiare carne, io no, alcuni a mangiare pizza, e poi una cosa e l'altra, abbiamo cominciato a salutare gente, poi niente, siamo rimasti in pochi, io, Cano, Rizzo, siamo andati da Silvia, ci hanno raggiunti Nicolò e Serena, siamo stati un po' insieme, il giorno dopo siamo rimasti da Silvia, abbiamo fatto il sushi, se guardate la pagina di Serena vedrete io e Rizzo che tentiamo di fare del sushi, abbiamo girato il video che avete visto, l'ultimo video, e niente, abbiamo avuto modo di riposarci un po' dopo l'intensa giornata di domenica, e niente, è stato tutto appunto molto intenso, però sempre un piacere. Non lo so, io veramente non vedo l'ora del prossimo raduno, perché adoro stare con voi, adoro anche rivedere i miei amici youtubers, ma voi avete la priorità, e vedere voi è non lo so, è proprio una delle mie gioie, e lo so che lo sto ripetendo mille volte in questo video, però vi ringrazio tantissimo e vi adoro tantissimo e non so che cosa farei senza di voi. Niente, allora, grazie ancora tantissimo. Ehi, io ho dimenticato una cosa tra i regali, anche se, vabbè, non è un vostro regalo, però è comunque una cosa che ho ricevuto questo weekend, ovvero questa collana e... niente, probabilmente la vedrete per un po', addosso a me nei prossimi video. Ok. Andiamo oltre, scusate. Scusate, cos'è che stavo dicendo? Ok, niente, vi saluto, vi ringrazio. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, che devo vedere che cosa sarà, perché io volevo in realtà volevo filmare un video in cui facevo una cover perché c'era una specie di challenge tipo I can't qualcosa. In pratica fare la cosa che si sa fare meno bene, cioè io cantare, perché
zero, cantare io no. Però non lo so, perché ho provato a registrarmi l'altro giorno che avevo un super mal di gola e mi sembrava di cantare abbastanza decentemente. Ma adesso che mi è scomparso il mal di gola e non ho più quella bella voce roca, no, non sono più soddisfatta della mia voce. Quindi penso che rimandiamo la prossima volta che la mia voce avrà dei problemi. E niente, quindi il prossimo video probabilmente sarà o quello in collaborazione con Ellie o il primo di Sims. E vedremo, però appunto le prossime 2 settimane sarò ancora sotto tesi, quindi purtroppo sarà un po' un casino. E però no, settimana prossima, perché torno dai miei questo weekend, quindi filmerò un lookbook perché ho dei vestiti da farvi vedere, quindi sarà un lookbook. Ciao ragazzi, addio!